Un capodanno diverso dal solito sotto il segno della musica. È quello che propongono il Teatro del Giglio di Lucca e il Puccini e la sua Lucca Festival. Dalle 22.30 fino a tarda notte, sotto la direzione del maestro Andrea Colombini, l'Orchestra Filarmonica di Lucca, insieme alle cornamuse e ai danzatori Highlanders delle guardie scozzesi, regaleranno una notte di musica e spettacolo. È un bel evento per il quale ringraziamo la coorganizzazione del Teatro del Giglio, ma soprattutto ringraziamo l'intervento delle fondazioni bancarie, in primis la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, che ci dà la possibilità di prendere in affitto il teatro. Un bel evento per la città, ad un prezzo particolarmente limitato anche per quanto riguarda il biglietto, perché è un capodanno di guerra e dunque dobbiamo offrire alla città un bel evento che sia accessibile al maggior numero di persone. Dopo le polemiche, anche aspre, tra Andrea Colombini, il Comune di Lucca e la Fondazione Puccini, questo evento sembra aprire un nuovo capitolo. Io credo che la volontà ci cominci veramente a essere, l'ho detto stamattina, grazie alla dirigenza del teatro, all'amministratore unico Stefano Ragghianti, a Marico Ferrucci, appunto direttore del teatro, e grazie anche alla Fondazione Puccini con il suo nuovo dirigente Massimo Marsili, che è persona di grande apertura, di grande intelligenza fattiva. Credo che le prospettive finalmente per un lavoro organizzato, per poter dare a Lucca una politica lungimirante, una politica ben organizzata nel tempo, sul nome di Puccini, ma sul nome complessivo della musica, ci sia tutto.